pediatra, non so se dovrei stare dalla parte vostra o dall'altra parte e raccontare tutto quello che è la storia dei nostri figli, però non sono qua come pediatra, sono qua come responsabile, per abbreviare i termini, del Dipartimento Paterno Infantile. E ringrazio molto la Confartigianato di questo invito, perché da questo incontro abbiamo ipotizzato di fare una collaborazione. Cosa intendiamo per collaborazione? Esiste questa iniziativa che è la Scuola per Famiglie, però esiste anche l'istituzione, quindi voi andate a scuola, però magari potrebbe accadere che durante il percorso uno abbia necessità, senza dover ricorrere a particolari interventi, di un supporto, di un aiuto relazionale. A livello del Dipartimento esiste quella che è l'unità di counseling per genitori, mediazione e adozione. Parleremo, parlerà, poi sarà presentata, l'incontro avverrà già comunque ufficialmente l'11 gennaio con la dottoressa Bragaglia per dicembre, ecco, sbagliato, nemmeno 10 gennaio, non avessi indovinato uno, per rimanere a Roma. Si vede che improvvisata la cosa è andata tutta tra ieri e ieri l'altro, perché ci siamo conosciuti con Rita Stella, il nome della Confartigianato, 48 ore fa. Proprio di formare una rete da una parte voi genitori, dall'altra parte le istituzioni. Questo servizio, che è un servizio appunto dedicato sia all'individuo ma soprattutto alla coppia, alla famiglia, come relazione d'aiuto in momenti particolari del loro percorso. Quindi per dire che l'istituzione è presente da tempo questo servizio alla famiglia, e quindi mi sembrava giusto che fosse presentato in questo contesto e da lì partire per un cammino in comune, perché come diceva prima giustamente, fare i genitori è difficile. Come sottolineava la professoressa, l'amore è qualcosa, ma non è tutto. Quindi dobbiamo anche sapere e conoscere alcune cose. E perché conoscendo, parlando prima con la professoressa, dicevo, ma forse è meglio che la scuola per genitori, gli insegnanti fossero i nostri figli, perché sicuramente ci avrebbero da insegnare tante cose. Siamo distratti, ci distraiamo, siamo pregati da tante cose, non la spendere più, se ce la spendere più, non ce la spendere più, sappiamo se abbiamo lo stipendio domani o dopodomani. Però il genitore è un'altra cosa, dovremmo cercare di recuperare l'attenzione, non dico il tempo, perché il tempo ce l'abbiamo poi, meno male, quasi tutti, ma l'attenzione, capire i messaggi che ci danno, e quindi ben venga la scuola per genitori. Vi auguro buon lavoro, noi ci vediamo questa sera, non so se ci vedremo un'altra sera, ascolto la professoressa, mi faccio il pigliato dall'altra parte. In questo percorso mensilmente vi daremo quali notizie di quello che saranno le novità dell'intervento. Avete già visto che non pigliavo, prendo la parola un secondo, nel primo intervento ci sarà anche un intervento che è con la professoressa Calabro, gli asili nido, cioè che c'entrano gli asili nido, non è proprio che non c'entrano. Dal nido, con la professoressa stiamo avviando a livello della regione, della nostra provincia, se ci riusciamo, anche un percorso formativo partendo dagli asili nido, con un progetto, asilo nido, scuola materna, tutte insieme, cioè che ci sia una continuità didattica in questo senso educativa, e per poi anche coinvolgere i genitori in questo programma, in questa, se ci riusciamo adesso nemmeno con l'assessore, proprio per dare questo spirito innovativo di camminare insieme. Come dite voi nel coso, crescere insieme si cresce meglio. Ecco perché c'è il nido, c'è il counseling, c'è il cancro, c'è tutte queste cose che è giusto che vi illustriamo, siamo pronti a intervenire. Grazie.